Luigi De Vincenzi, come procede la campagna elettorale per le prossime comunali pietresi? Ma procede molto bene, c'è questa opera che io sto facendo, ma che tutta la lista che è con me sta facendo di ascolto sul territorio, che poi si tradurrà anche di incontri nelle varie zone, come peraltro ho sempre fatto nelle campagne elettorali precedenti. Quindi mi pare bene, la risposta della gente è positiva e certamente il fatto di spiegare perché mi ricandido a Pietra, insomma, interessa a tutti. Si sapeva già dall'inizio che non sarebbe stata una campagna elettorale sottotono. Tra gli avversari c'è chi legittimamente non ha esitato a spostare anche, insomma, equilibri a livello nazionale, portare a Pietra Ligure personaggi del panorama nazionale. Come risponde Luigi De Vincenzi a queste mosse? Beh, mi pare che sia conseguente al taglio che hanno dato alla lista, è una lista certamente legatissima ai partiti, che dipende dai partiti e che dei partiti ha bisogno. Quindi è chiaro che tutti i pezzi da 90 che stanno uno dopo l'altro scivolando a Pietra Ligure per sostenere la campagna elettorale del sindaco Foscolo dimostrano questo. Io credo che essendo una lista civica e non avendo comunque delle situazioni di questo tipo, per me il discorso sia completamente diverso. Insomma, io non credo che qualcuno debba venire a Pietra a dire chi è Luigi De Vincenzi, cosa ha fatto e cosa vuol fare. Mi pare che sia abbastanza chiaro. 10 anni da sindaco parlano per me e questo credo che sia il mio miglior biglietto da visita. Invece, quali sono le impressioni vivendo la campagna elettorale in mezzo alla gente? Ma le impressioni sono buone, la gente cerca di capire cosa si vuole fare, dove si vuole arrivare, parla molto di amministrazione, molto meno di politica, vuole sapere quali sono gli impegni che il futuro sindaco si prenderà e quindi è il mio campo, è quello che mi piace, è quello che mi fa dire che sono disponibile ad abbandonare la regione per fare di nuovo sindaco di Pietra. È una riflessione invece sulla squadra, come sono le prime mosse, i primi movimenti della squadra da lei composta all'interno di questa campagna elettorale. La squadra è una delle più belle soddisfazioni fino a questo momento. Credo che sia una squadra completamente amalgamata, nonostante qualcuno si conosca appena appena. È una squadra che sta già portando quella freschezza, quell'entusiasmo e quella voglia di fare qualcosa che per la prima volta gli viene perché non ha mai fatto politica. Poi ci sono due o tre persone che invece si sono già approcciate per un'amministrazione a farlo e quindi metteranno a disposizione anche la loro esperienza.